your face helps me realize. Lo sport come mezzo per sensibilizzare i cittadini a una cultura forte del rispetto della vita e per dire basta alle stragi di strada. Ieri sera nel campo sportivo di Preturo si è giocata la finale del torneo di solidarietà intitolato a Giuseppe Magnifico, un giovane aquilano morto appena ventenne in un incidente stradale nel 2005. Il torneo Un calcio per la vita unisce lo sport alla solidarietà. Quest'anno il ricavato servirà a supportare due progetti del VIS in Etiopia. La costruzione del sesto pozzo del progetto Un pozzo per Andrea per promuovere il diritto all'acqua nel villaggio di Bure. Il nuovo progetto Giuseppe l'arcobaleno nei suoi sogni per realizzare un oratorio nel villaggio di Matarra. L'evento organizzato dall'associazione Avisla, di cui è vicepresidente Rina Panepucci, mamma di Giuseppe Magnifico, è stato dedicato come ogni anno a tutte le vittime della strada e ai loro familiari. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è continuare a mantenere alta l'attenzione su un dramma, quello degli incidenti stradali, troppo spesso sottovalutato e lasciato passare nell'indifferenza generale. Non a caso il nome abbiamo voluto dare, oltre al nome del memorial, che è il terzo memorial Giuseppe Magnifico, abbiamo voluto dare un'identificazione precisa, diamo valore. Un calcio per la vita, quindi il dare valore alla vita. Abbiamo voluto quest'anno, abbiamo scelto quest'anno di appoggiare e quindi di supportare una raccolta fondi organizzata dal Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e voluta dalla famiglia De Nando, i genitori Elisabetta e Vittore De Nando, che sono i genitori di Andrea De Nando che voi avete conosciuto. È una raccolta fondi per la costruzione del sesto pozzo nel villaggio etiope di Bure. Questo pozzo, il sesto, sarà intitolato a Giuseppe, quindi a mio figlio Giuseppe. È una collaborazione, un'amicizia nata per caso, e questo sarà l'inizio, questa sera la conclusione del sesto pozzo, perché abbiamo raccolto i fondi per terminare il completamento della costruzione di questo sesto pozzo e poseremo la prima pietra per la costruzione dell'oratorio a Matarra. Presente alla serata di beneficenza Luca Cristaldi, direttore della rivista Un Mondo Possibile e responsabile del settore educazione allo sviluppo del VIS, che ha presentato il nuovo progetto voluto dalla famiglia Magnifico, denominato Giuseppe e l'arcobaleno nei suoi sogni, che si propone di realizzare un oratorio nel villaggio di Matarra, nella regione di Gambella, in Etiopia. In particolare verranno donati ai giovani del villaggio e all'intera comunità una sala ricreativa al coperto e un campo da calcio e pallavolo con una piattaforma di cemento. Noi lavoriamo da tanti anni proprio per costruendo pozzi per fondamentalmente per promuovere un diritto, perché l'acqua deve essere un diritto di tutti, è un bene comune dell'umanità ed è fondamentale per la vita di migliaia di bambini che vivono in queste regioni, soprattutto nella regione di Gambella, dove appunto sono purtroppo spesso colpite da siccità. E un pozzo significa vita, significa dover evitare di fare chilometri e chilometri a piedi, significa avere accesso all'acqua pulita. Sono pozzi profondi che quindi sono resistenti e danno, diciamo, valore a un lavoro che viene svolto dal VIS, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, e dai Salesiani di Don Bosco ormai da tanti anni. Quindi, insomma, io ringrazio signora Rina per questa iniziativa e spero che sia, diciamo, l'inizio di un percorso comune. Ecco. Una bella serata, per questo la famiglia Magnifico e gli organizzatori del torneo hanno ringraziato tutti per la partecipazione, in particolare gli atleti che con correttezza e spirito sportivo hanno mantenuti alti gli ideali di amicizia, rispetto e solidarietà che erano di Giuseppe. Premiata con una targa per il suo impegno anche la nostra emittente televisiva TV1.